Intanto io voglio subito dirvi che è un incontro specialissimo perché è la prima volta, non lo sapevo, che si vedono la dottoressa Hack e il professor Camilleri. È stato il primo incontro. Il primo incontro della nostra vita, sì. Beh, questo, mi ha fatto molto ridere che... Abbiamo firmato una gran quantità di appelli, cose, eccetera, che speriamo di non firmare più. Siete trovati insieme, siamo... dentro tanti appelli. Esatto. Sì, è la prima non volta ci siamo mai visti. Allora, io intanto è inutile presentare queste due personalità. A questa meravigliosa signora hanno addirittura dedicato un asteroide, a Camilleri l'intera Sicilia gli hanno dedicato, per cui insomma, che cosa dire di più? Il gioco questa sera è quello di cercare di avvicinare due culture che sembrano sempre distanti, quella scientifica e quella classica, la letteratura e la matematica. Parte tutto dalla scuola, da quando uno ci chiede, tu hai fatto il classico o lo scientifico? E lì si cominciano già a creare queste separazioni. Tanto ho scoperto che io ho fatto il classico, ma anche... Anch'io ho fatto il classico. E Camilleri, lei che ha fatto? Lo scientifico, naturalmente. Ma via, abbiamo fatto tutto il classico. La cosa bella è che appena si fa l'Unità d'Italia, si creano i licei classici, prima ancora di fare... Oh, guardate, siamo 24 milioni nel 1861, e di cui solo 6 milioni sanno leggere e scrivere, il resto, beati loro, non lo sanno. Perché beati loro, poi lo approfondiamo. Ma perché, vabbè, lasciamo perdere. E invece, allora subito, immediatamente, gente che degnamente aprono la strada a futuri ministri della pubblica istruzione, perché loro sono piccola cosa, si chiamano Francesco De Santis, per esempio, invece poi verranno Gelmini, cosa, verranno nomi grossi. E dopo cultura. Sì, nomi grossi. Certo. Allora, la loro preoccupazione è fare licei classici, non i licei scientifici, per avere una classe dirigente immediatamente pret-à-porter, cioè ce l'abbiamo lì sotto mano. Che c'è stato un po' di snobismo nei confronti della scienza. Solo dopo fanno le scuole elementari. E da allora poi arriva Gentile, sempre la preminenza al liceo classico. Gli studi scientifici, cioè la matematica... Croce e Gentile dicevano che le materie classiche sono per gli intelletti alti, la scienza e tecnologia per gli intelletti piccoli. Cioè. Ma allora tu come ti è venuto in mente di passare dalle letture che, classiche? Perché io no, volevo ma perché si sentiva l'intelletto piccolo? Io cioè, ho fatto il liceo classico perché mi hai mandato iscritta ai classici. So, ma tu leggevi la Divina Commedia e Pinocchio insieme? La materia mi dispiaceva meno era la matematica e la fisica. Ah, ecco. E sì che quando ho dovuto scegliere all'università... Che vuol dire dispiaceva meno? Perché non ti piaceva studiare? No, studiavo sì perché i miei facevano sacrifici come un bravo impiegato che fa sul lavoro, ma insomma quel minimo per passare non è che mi entusiasmasse troppo. Le lettere poi mi hanno entusiasmato. La filosofia non ci ha mai capito nulla. Ma è vero che ti sei alzata da una famosa lezione che invece Camilleri avrebbe tanto voluto vedere? Chi era? Ma mi sono iscritta a lettere perché non avevo mai sentito parlare d'altro. Sono stata un'ora sola, c'era De Robertis, che era un famoso professore che scriveva sempre sul Corriere della Sera, sulla terza pagina. E quel giorno fece una lezione sui pesci rossi di Emilio Cecchi. E io mi scoccia tanto, dissi, ma che me ne frega a me dei pesci rossi. Non mi interessava nulla. Dissi, ma che ho sbagliato strada. E allora mi ricordai che la fisica era la materia che mi piaceva di più. Grazie ai pesci rossi, a fisica. Alla fine. Grazie ai pesci rossi, alla noia dei pesci rossi. Grazie alla noia invece dei pesci rossi. Invece tu avresti pagato per stare dentro i pesci rossi. Ma io sognavo di andare, ce ne avevamo 3 anni con la signora, io mi ero preparato tutto per andare a Firenze a studiare, senti De Robertis che parlava dei pesci rossi di Cecco, di Corsa Trotto, Vecchia e Nuove, questi libri di e invece?
invece arrivarono gli americani. Nel 9 luglio del 43 io abbiamo un'altra cosa in comune, non abbiamo dato gli esami di maturità. Sì, no, ma questo è gravissimo. Scusate, mi sento un genio. Allora, è vero. Chiedere perché. Perché io il 10 giugno del 40 l'Italia entrò in guerra. Io ero stata sospesa per un mese a maggio del 40 perché avevo avuto una discussione con dei compagni fascisti. Avrei dovuto essere espulsa da tutte le scuole del regno, invece fui graziata e sospesa per 30 giorni e ebbi 7 in condotta, poiché avrei dovuto andare a ottobre in tutte le materie e la maturità da allora era un osso duro. C'era tutte le materie negli ultimi 3 anni, poi c'era lo scritto dal latino in italiano, dall'italiano in latino, dal greco in italiano, c'era l'italiano, insomma sarei bocciata di sicuro. Per fortuna nella Scarogna l'Italia entrò in guerra e furono aboliti gli esami di maturità e si passò o si bocciò col voto di scrutinio. E così io non ho fatto la maturità. E invece Andrea? Io non l'ho fatta perché arrivarono gli americani, stavano arrivando gli americani. Voi ho detto bene tutta questa vicenda, cioè, della guerra. No, sì, cioè, noi stavamo lì in classe all'aprile del 43 e sentivamo il cannoneggiamento di Lampedusa a pochi chilometri di distanza dal mare. Erano lì alle porte. No, dice, per cosa sì. Si passa per scrutinio. Mi sentì morire perché ero nell'identica situazione della signora A, che lo ha preso ieri. Ma non ci posso credere, scusate. Lei 7 in condotta, io 6 al secondo tempo. Ma con chi sto parlando? Parola d'onore. Posso dimostrarlo perché quel mascalzone del preside Empedocle ha fatto 2 anni fa tutte le mie pagelle come albo d'onore. E l'ha distribuita agli studenti. E l'ha fatta vedere? Sì. Senza cambiare i nomi? 4-2, rimandato in educazione fisica. A ottobre, vabbè. Anche se è grave. Avevo 6 in condotta per avere turbato l'ordine delle classi. Ah, ma che hai fatto? Marx turbava l'ordine delle classi sociali. Io no, semplicemente l'ordine delle classi liceali. Sì. Avevo introdotto in classe un amico che frequentava l'università spacciandolo per un altro. Una volta che si venne a scoprire questo, mi diedero 6 in condotta all'abbassamento di un voto in tutte le Ecco, questo per far capire come nascono i come geni. Nascono i geni. Ecco. Infatti, la signora... E io invece avevo avuto tutti 6 e ci avevo 7 in filosofia, di cui non avevo mai capito nulla. Anzi, 8 in filosofia, perché era Cesare Luporini, che forse qualcuno si ricorda chi era, stato un deputato, un senatore comunista, che era antifascista. Quindi avevo 8 in filosofia, di cui non avevo mai capito nulla. E avevo 6 in matematica, che invece era quella che mi piaceva, ma il professore di matematica era fascista. E fu lui che ci denunciò quando io feci la leticata con i miei compagni. E questo è l'inizio. Però una cosa avete in comune, di passione, anche se non l'avete studiata a scuola, ma probabilmente la passione è nata dopo, ed è Leopardi. Perché qua dobbiamo trovare un punto di incontro tra, diciamo, la scienza più matematica e quello che noi chiamiamo la letteratura, la filosofia. In realtà Leopardi è un buon punto di partenza. Leopardi. Sì, Leopardi è uno dei pochi poeti che mi piace. Oh, tanto che perché era un no, mi piace, uno studioso, lo so, delle perché stelle. No, lo te lo dico no, io. No, non per quello. Non lo so, io so dire quello che mi piace e quello che non mi piace, ma il perché non lo so. Ma tanto che ti sei messa a scrivere un libro che lui non aveva terminato, raccontiamolo. La storia dell'astronomia, perché Leopardi, quando aveva 15 o 16 anni, aveva scritto un malloppo così di storia dell'astronomia. Siccome era solo, non sapeva che fare, c'aveva la biblioteca del suo babbo con tanti libri e si mise a scrivere la storia dell'astronomia. E poi c'è stato l'editore, edizioni dell'Altana, che è qui presente, mi chiese di completare questa storia dell'astronomia. E io l'ho ripresa da dove l'aveva lasciata Leopardi, cioè dalla fine del 700 fino a oggi. E mi sono divertita. E lo credo, sei messa nei panni di Leopardi? No, perché... nei panni miei.
Perché sull'infinito, che è diciamo la domanda forse che tutte le discipline alla fine si pongono, no? Sto cercando qual è la domanda, proprio il comune denominatore. L'infinito può essere una domanda. Io credo che l'universo sia infinito, nel tempo e nello spazio, lo credo, non lo possiamo dimostrare. Mi piacerebbe di più che fosse infinito, nel tempo e nello spazio. Così non ci si chiede e cosa c'era prima, e cosa c'era dopo, e cosa c'è fuori. È infinito, questo risolve tutto. Ma non lo sappiamo. Però Andrea Camilleri so che ha studiato questo concetto dell'infinito anche su, per esempio, so che un famoso pittore, Salvatore Dalì, anche si poneva queste... Sì, Dalì si era posto queste domande. In fondo le domande sull'infinito, sull'eterno, ce le poniamo tutte. Sono quelle, no? Che la più... La mattina alzandoci, no? Beh, diciamo come prima domanda proprio. Sì, la fatidica domanda è la prima domanda che ci facciamo. E... se la pose anche Dalì, però Dalì ebbe un'occasione straordinaria, cioè quella di chiederla ad Einstein. E disse, se io guardo l'infinito all'infinito, che cosa finirò col vedere? Infinito. Einstein ci pensò su un momento e poi disse il buco del suo sedere. In base alla curvatura, e glielo spiegò subito dopo, in base alla curvatura spazio-temporale. Ha una spiegazione scientifica. Che non è una gran bella prospettiva, perché si deve occupare dell'infinito. Volevo un commento della signora Hack su questa, su Einstein. Bello spettacolo, anche profumato forse. Però noi siamo, rimaniamo, perché Einstein pensavamo che avesse comunque in qualche modo, certo dopo questa dichiarazione capiamo anche perché alcune teorie di Einstein sono messe in discussione oggi, però ci credevamo, no? Ogni volta la scienza ci fa credere delle cose, voglio fare un po' la polemica, come la velocità della luce, purtroppo dobbiamo arrivare a neutrini perché è una delle ultime cose, inutile che ridete. Ancora non si sa di certo. Ma questa cosa che ci hanno detto... Però passando per i tunnel della Gelmini e si va a velocità, città superiore a quella della luce, e ho provato a cavallo di un neutrino. Ma no, veramente, che cosa, perché, cos'è questa velocità della luce? Perché il neutrino secondo è la relatività, allora io ti dico, cos'è un neutrino? È un neutrino, è una particella piccina piccina, perciò si chiama neutrino, e senza carica, perciò neutro, e ma viene perché messo. Corre così? Ma se corre, anche se non va alla velocità della luce, non avendo carica, essendosi piccolo, va a una velocità molto prossima a quella della luce. Tutte le particelle che ci arrivano da raggi cosmici hanno velocità prossima a quella della luce e ci hanno permesso di verificare tante previsioni della relatività. Per esempio, la relatività prevede che la massa di un corpo tenda a diventare infinito, infinita, quando la velocità tende alla velocità della luce. Con chi si può verificare? Con le particelle dei raggi cosmici, che sono gli unici oggetti che vanno a velocità prossima a quella della luce. Noi si va troppo piano, quindi anche se si cresce la massa è per un'altra ragione. L'applauso è scaturito. No, io penso che Camilleri sia d'accordo, perché so che è stato anche lui nel tunnel della Gelmini. Questa cosa vi avete in comune anche? No, non esiste. C'era buio nel tunnel. Io sono stato, diciamo, nella, c'era parte, buio, ho detto, nella parte terminale del tunnel, cioè nei laboratori del Gran Sasso. Sono stato due sono un abitué. Ma perché uno scrittore? Perché non ci capisco niente. Cioè, va lì. È come quello che, è così, che non crede ed è attratto dalla Chiesa, no? Come no, te. Io sono attratta, non credo e non sono attratta. Vabbè, colui che, non io. E allora, capisci lì, è la cosa... Non capisci, è bellissimo non capire. Che cos'è? Si aggirano cinesi. Cioè, sì. Che se cercano il radon, lì vedono... Cioè, questi scienziati, queste anche menti. I russi, ci sono tutti. Sono russi, queste menti che aspettavano lì cosa aspettano? L'inclusione di una nuova.
l'implosione di una nuova, che fanno? Ci aspettano che scoppi una stella. Che bellissimo. Ma scusa, quanto si può aspettare perché scoppi? Perché si sta di aspettare che scoppi una stella? Beh, per studiare, per esempio, quando è scoppiata una supernova nella grande nube di Magellano a febbraio dell'86, si sa, si prevedeva che nell'esplosione della supernova fosse emessa una gran quantità di neutrini. Effettivamente sono arrivati dei fasci di neutrini, dei pacchetti di neutrini, come si dice, e sono arrivati a rivelatori che erano tutti nell'emisfero boreale. Da notare, la supernova era esplosa nella nube di Magellano, che si vede solo dall'emisfero australe, il che vuol dire che questi neutrini erano passati indenni, quasi alla velocità della luce, attraverso tutto il diametro della Terra, senza essere frenati. E tu sei andato lì per cercare... Che tunnel... che tunnel... Ma non c'era ancora la Gelmini. Peccato, sennò ci avrebbe raccontato di questo tunnel. Ma a proposito di neutrini e di velocità più veloce della luce che passa attraverso la Terra, tutte queste scoperte, tutte queste fantasie, cosa ci portano? Perché, a cosa ci servono? Per sapere la natura come l'è fatta. E perché ci piace sapere la natura come l'è fatta? Ma come ragazzi vogliono sapere balocchi come sono fatti dentro, e noi si vuole sapere come sono fatte la materia dentro, perciò la si fa a pezzi negli acceleratori di particelle. Devi avvicinare il microfono. La natura la si fa a pezzi negli acceleratori di particelle per vedere com'è fatta, Camilleri. No, ma non è che la si rompe, come la bambola si rompe. La natura fortunatamente regge, no? Beh, le particelle, c'è quelle indivisibili. Le particelle elementari. Però a che cosa serve? Cioè, io penso che allora non serve niente, neanche la poesia serve. Cioè, a che cosa serve? È la curiosità. La ricerca serve. Serve a sapere cosa siamo, che cos'è che ci circonda. Allora siamo... Sai la storia dei due pesci? No. Allora, non so i pesci rossi di prima. C'è la storia, sono due pesci giovani che escono la mattina e incontrano un pesce vecchio che va in senso inverso. Il pesce vecchio dice ai pescetti: che ve ne sembra dell'acqua stamattina, ragazzi? I due pesci continuano a camminare, poi uno dei due dice: ma cos'è l'acqua? Ecco, allora vogliamo sapere cos'è l'acqua? Tutto qua. Infatti, ma vogliamo anche sapere cosa c'è dopo di noi. Del resto anche sapere è servito a qualcosa, perché a parte il fatto che si vuole, cioè la curiosità, ma quello che sappiamo ci è servito, i telefonini per esempio, cioè servito alla televisione, alle porte che s'aprono da sé. No, a me non mi fare questa domanda, non mi chiedere è servita comodo. La televisione, a me non me lo chiedere. È servita, non me lo chiedo. Telefonini fanno comodo, sì, fanno qualche comodo. Volta. Anche il cannocchiale. Il cannocchiale andando un po' volevo più indietro. Volevo andare su Galileo. La bicicletta. Sono tutte invenzioni della scienza, della tecnologia, che è la scienza applicata. Galileo mi interessa molto, perché è una persona un po' controversa, no? Diciamo, è l'ideatore della scienza moderna, cioè quello che si basa sulle osservazioni, sull'esperimento e che rifiuta i dogma preesistenti. E anche le superstizioni, come l'astrologia, certo. Che tu non ami, no? No, non amo, me ne frega. Chi ci vuol credere, padrone. No, però perché... le ha fatte Galileo. Ecco, fatte. Questo volevo sapere, perché Galileo l'ha ti fatto. Do una brutta notizia. Faceva anche gli orologi, ma doveva pur mangiare. È vero che faceva gli oroscopi Galileo? L'ha fatti perché prima di tutto lui era un precario. Vabbè. Era veramente un precario. La storia non cambia, come dire. A Pisa è un precario, poi si sistema un po' meglio a Venezia, però prima è un poveraccio. I professori di allora dovevano pagarsi da loro gli strumenti, mica ti davano i soldi. Beh, anche adesso, diciamo... E allora, poveraccio, lui per pagarsi le ricerche e quello che deve fare sul cannocchiale, c'è un tale Vendramin che vuole sapere quanto campa,
ma lei che ha contatto con le stelle non mi può sapere. E allora lui alla disperata dice, vabbè, se mi paga bene, perché no? Si fa pagare bene e gli predice 101 anni. Quando quello legge muore di colpo dalla felicità, gli viene un infarto. Però la voce si sparse che faceva e ne fece due o tre coi quali riuscì a pagarsi il cannocchiale. A pagarsi il cannocchiale e altre cose che gli servivano. D'altra parte che c'è? D'altra parte lui era un pragmatico in tante cose. E la cosa bella del cannocchiale è quando scrive a Cristina di Lorena che il cannocchiale come strumento della verità. A me mi ha fatto sempre morire questa cosa, perché alcuni dicono è uno strumento del diavolo, no? Il doge è disposto a pagare le cifre d'oro perché è uno strumento di guerra notevole. Come sempre capita la disgrazia della scienza, e questo doppio uso. Nel bene e nel male. Certo. E lui capisce, questo cannocchiale a tre ingrandimenti era il primo cannocchiale che aveva, poverino. Ma come nasce il cannocchiale? Ma alcuni dicono che nasce alla fine del Cinquecento, Leonard Digges e suo figlio Thomas, ma per scopi poco nobili, per guardare nelle case degli altri. Però c'è anche un accenno in Galileo, in Galileo, che dice: quando ne conobbi il fine e l'utilità dell'istrumento, mi levai dalle cose terrene per guardar la luna. Ora, che erano le cose terrene, non lo vogliamo sapere. Non vogliamo, non vogliamo. Margherita, sapere. Comunque dice: non si può più ora dire che non vecchino quello che vecchino. Gli scienziati col cane. D'ora in poi, quello che si vede fa testo. Però disse anche ai dogi: guardate, con questo strumento avvisterete le navi nemiche molto prima e quindi potrete preparare le difese. E quindi era uno strumento di guerra che gli rese anche qualcosa. Poi lui l'adoperò per guardare il cielo. Questo fu il colpo di genio. E scoprì tante cose, per esempio che la luna aveva montagne, pianure, crateri, era un corpo simile alla terra, mentre Aristotele diceva che i corpi celesti sono fatti di una materia perfetta, diversa da quella terrestre, eterica, etere. E quindi era un dogma di Aristotele che cadeva. E Aristotele pensava che i corpi al di là della luna fossero eterni e immutabili, e quando nel 1604 ci fu un'esplosione di supernova, la nova di Keplero, Galileo, facendo le sue misure, dice, mirando la posizione della stella col manico d'un coltelletto, vidi che manteneva inalterata la posizione rispetto alle stelle fisse, il che voleva dire che anche la supernova non era un oggetto vicino alla Terra, ma era nella sfera delle stelle fisse. Certo. Quindi contraddiceva il dogma d'Aristotele, secondo cui i corpi mutevoli erano solo quelli più vicini della Luna. Però invece tu su Aristotele hai un debole. Platone, Aristotele, Eschilo, Sofocle, com'era? Ma questi sono, vedi... So che tu le, insomma... Non si può, non, continuamente, al signora H. dice di filosofia non ne capivo niente, però in realtà sta finendo di citare Aristotele. Cioè, inevitabilmente tu studi fisica e vai a finire ad Aristotele, perché allora appunto c'era la non differenziazione della cultura. La cultura era una. Ed è fino a un certo punto che è durata sta cosa, almeno in parte. Io mi ricordo di avere visto in casa di mio nonno una laurea in medicina e filosofia all'Università di Napoli dell'inizio del Settecento. Medicina e filosofia. Sarebbe impensabile oggi. Oggi no, non credo. Poi meglio avere un medico medico che un medico filosofo, questo è tra parentesi. Ma poi la scienza è tanto aumentata che ognuno sa il suo pezzettino. Certo. Infatti si dice, lo specialista
sa tutto di nulla. Però questo è grave un pochino, no? Cioè, quella cultura no, generale. È grave, ma è vero che non si può essere onniscienti. Anche noi nel nostro campo, chi lavora sulle stelle ne sa meno delle galassie. Chi lavora sulle galassie ne sa meno delle stelle. Ci sa tutti una specializzazione. Come l'ortopedico non ti accomoda il cuore e il cuore non te l'accomoda l'ortopedico. Ma ho fatto questo paragone con l'astronomia, è bello, molto. Tra l'altro c'è una domanda che mi sta qua, perché ho letto le cose che tu hai scritto, naturalmente, non anch'io sono completamente digiuna. L'universo c'è sempre stato, è sempre esistito? Ma non lo sappiamo. Io preferisco pensare che l'universo sia infinito nel tempo e nello spazio, però non lo sappiamo. E quando si parla del Big Bang come dell'inizio dell'universo, io dico no, non lo sappiamo se è l'inizio. È una fase da cui noi possiamo conoscere l'universo, possiamo studiare come è mutato da allora. Cosa c'era prima non lo sappiamo, però non è detto che l'universo non ci fosse. Però anche che non è detto che sia infinito, perché so che tu hai non dato lo sappiamo. Una data, ha detto Apophis, che non è la profezia dei Maya, potrebbe entrare in collisione con noi nel 2036. Sì, che cosa? Prego. Apophis è un pianetino. È un pianetino, che diciamo che a noi ci interessa fino a un punto, nel 2036. No, a me non mi interessa, è 36. Ma anche a me, per niente. Ma te forse ma sì. Ma lascia perdere, guarda, per grito. Però dice che tra 5 miliardi di anni l'elio si trasformerà in carbonio e alla fine solo a quel punto tutto si ridurrà a deserto, è vero? No, ci sono dunque, ancora sole, 5 miliardi di anni per ora migliorare. Sta bruciando l'idrogeno, si trasforma in elio e fra circa 5 miliardi d'anni avrà trasformato tutto l'idrogeno del nocciolo in elio e alla temperatura attuale 13 milioni di gradi l'elio è inerte, cioè non è in grado di dar luogo a altre reazioni nucleari. Allora che cosa succede? Che la parte centrale del Sole si raffredda e quindi la pressione esercitata dal gas, cioè dalle particelle in moto d'agitazione termica che ostacolano la forza di gravità, diventa troppo debole. La gravità prende il sopravvento e il Sole comincia a contrarsi. E quindi si riscalda il centro. Quando il centro avrà raggiunto i 100 milioni di gradi, anche l'elio potrà trasformarsi in carbonio e quindi il Sole ha una nuova sorgente di energia nucleare. Solo che la produzione di energia a 13 milioni di gradi ha un certo valore che è quello giusto per noi sulla Terra. A 100 milioni di gradi la produzione di energia sarà molto maggiore e il Sole, per non esplodere, dovrà dilatarsi. E il suo raggio, si stima, potrà aumentare anche di 200 volte. Siccome oggi sono 700.000 chilometri, per 200 fa 150 milioni, 140 milioni di chilometri. Noi siamo a 150 milioni dal Sole e quindi la superficie del Sole avrà inglobato Mercurio e Venere e lambirà l'orbita della Terra, certo. Per cui la Terra finirà o inglobata dal Sole o comunque un deserto arido e quella sarà la fine certa della vita sulla Terra. Tutto questo l'aveva scritto Italo Svevo nel finale della Coscienza di Zeno. Però fra 5 miliardi d'anni. Ecco, appunto, questo ci rassicura. E diceva Svevo? No, finché la Terra è ridotta a una palla, così, eccetera, eccetera. E me lo chiese una signora mentre gli raccontavo questo. Mi chiese, scusi, non ho capito bene, fra 5 milioni o 5 miliardi d'anni? 5 miliardi? Ah, meno male. Qual è la cosa più oscura, Andrea? La cosa, il mistero più che ti affascina tra tutti i misteri? Tutti i misteri, ne stiamo sfiorando alcuni meravigliosi oggi pomeriggio. Qual è il mistero che più ti inquieta e ti... Devo dire sinceramente che la parola mistero no, non mi piace.
cioè provo immediatamente un senso, cioè, il mistero mi dà l'idea del metafisico, dell'aldilà, mi spaventa, cioè dire io sono affascinato da quello che vediamo nell'aldiquà, come dell'aldiquà, tutto quello che è l'aldiquà. Sono del partito dell'aldiquà. Allora, se c'è un grandissimo mistero, tanto per adoperare questa parola, vorrei dire che il più grande mistero, come diceva Flaiano, è l'infinitamente, non l'infinitamente grande o l'infinitamente piccolo, è l'infinitamente mediocre. e non aveva tutti. Adesso sarebbe proprio pieno di questo. Ma se non ci conosciamo noi, cioè veramente, sembra una frase fatta, il più grande mistero sulla Terra è l'uomo. Cioè l'uomo. Cioè è capace di delle contraddizioni più assolute, capace proprio di degli opposti estremi nella stessa persona, nello stesso essere umano. Quindi voglio dire, mi diverte sapere a che punto siamo col bosone di Higgs. Prego? Ancora non si è trovato. Dice domani c'è una cosa risolutiva. Domani avremo una parola quasi, però alcuni mi dicono, beh, dice solo per darci un po' di respiro, per divertirci un po', perché la cosa sarebbe la cosiddetta particella di Dio. Di più non dico, perché qui si entra in un discorso che a me non piace. Che è l'aldilà. Appunto. Rimaniamo nell'aldilà. Cos'è il bosone? Scusami. Beh, bosone sono tipi di particelle. Oni, appunto bosoni, a differenza dei neutrini e sonoini, e c'è una teoria, modello standard delle particelle, che spiega molto bene tutti gli esperimenti che si fanno sulle particelle. Però questa teoria prevede che ci sia una particella, appunto il bosone di Higgs, Higgs è il signore e l'ha inventata, che darebbe la materia a tutte le altre, cioè che permetterebbe la formazione, spiegherebbe come si formano le altre particelle. E questo bosone dovrebbe essere molto più grosso del protone, cioè del nucleo dell'atomo di idrogeno. Non sappiamo quanto. E si cerca di produrlo nelle macchine acceleratrici per l'equivalenza fra massa e energia. Se disponiamo di abbastanza energia, dobbiamo produrre delle belle particelle, belle grosse. E si cerca di produrre il bosone al CERN, dove c'è ora la macchina che ha più disponibilità di energia sulla Terra. Per ora questo bosone non è stato trovato. E le ragioni possono essere due. O non abbiamo sufficiente energia per produrlo, o la teoria spiega tante cose ma non le spiega tutte. E allora va cambiato il modello standard. Perché le teorie non sono dogmi, ci permettono di andare avanti fino a un certo punto. Il giorno che qualcosa non viene spiegato, bisogna rivedere la teoria. È il caso del neutrino. Se il neutrino andrà davvero più veloce della luce, certe parti della relatività vanno riviste. Perché, per esempio, la relatività prevede che la massa di un corpo cresca al crescere della velocità e che tenda all'infinito per il tendere della velocità alla velocità della luce. Alla velocità della luce la massa diventa infinita. A velocità superiore a quella della luce la massa verrebbe rappresentata da un numero immaginario. Immaginario, non vi sto a spiegare cosa vuol dire. Insomma, non ha nessun significato. Ma i numeri, come un numero immaginario? Perché sui numeri anche... sono numeri immaginari. Ma è bella l'idea del numero immaginario. Allo scientifico si studiano, è classico. Infatti io non ho fatto i numeri immaginari, non me li ricordo. Io l'ho fatta all'università. La radice di un quadrata di un numero negativo è un numero immaginario. È un numero immaginario. Ma sai che anche Camilleri ha dei numeri immaginari? Dove? Voglio svelare un segreto. Lui praticamente fa tutti i Montalbano che scrive, li fa esattamente di 180 pagine. I Montalbano sono. Già detto, però l'ho sentita. Montalbano sono, dopo l'educazione. Ma va benissimo, scusano. Ma fai molto bene. Montalbano sono.
No, ma quelli non sono immaginari. Ma come ride tua moglie? Quelli non sono immaginari. Mia moglie da 3 giorni che ride così. Lo so. Lo so anche perché. Da quando l'ha visto, diciamolo, no, sembra una cosa. Da quando l'ha visto a Dublino, che gli hanno dato una laurea d'onore importantissima, che c'aveva una feluca in testa. Lei l'ha vista, ha cominciato a ridere, sono 3 giorni che non smette di ridere. Questo diciamo è un po'. Allora, scusa se mi sono permessa, ma volevo chiarire quest'altro mistero. I miei sono numeri reali, sono fissato con le. Allora, tutti Montalbano devono essere di 180 pagine del mio computer. Cioè, i racconti che scrivo devono essere di 24 pagine del mio computer. Se decido di scrivere racconti più brevi, devono essere tutte di 3 pagine del mio computer. Ma perché? Perché è un'organizzazione mentale, perché vuol dire che se è più lunga ci sono delle parole inutili. Tagli e deve rientrare dentro quella lunghezza. Tu hai inventato Twitter. Vuol dire che non era necessario scrivere di più, se puoi levarlo, se ci puoi stare. Non devi essere compiacente con te stesso, dire oddio che bella frase che ho scritto, serve o non serve ai fini del racconto? Sono d'accordo. Se serve va benissimo, se non serve via. Sei d'accordo? D'accordo, io credo. Io non mi prefiggo il numero di pagine, però cerco di usare solo quello che serve. Non mi piacciono le parole inutili, l'arrotondare, fare la bella frase, begli aggettivi inutili. Vero. L'essenzialità, questa è una delle prime lezioni di queste due grandi. Scusa, vedo che volevi. Ah, perché è arrivata la. Prego, 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 è molto happening. Come tutti i bravi. Prego. Hostess, stavo facendo. Hostess, non mi sembra. Stavo facendo l'appunto del nostro vicepresidente che è appena. Vicepresidente, professoressa Maria Cristina Messa, buonasera. Buonasera. So che aveva da fare, che però ci teneva tantissimo a salutare. Perché qual è stata l'anima di questo incontro, si è perso un momento molto emozionante dove si sono visti per la prima volta, però può. Prego. No, continuate, io poi vado a chiudere. Saluto alla fine. A noi potremmo andare avanti nei secoli. Io vi ascolto. All'infinito, potremmo andare avanti. All'infinito, so che la signora deve prenditemi voi quando noi dobbiamo fermarci, perché so che la signora Hack deve partire e quindi non voglio abusare. Penso che dobbiamo chiudere. Ah. Non so, io non ho l'orologio. Sono le 10. Ah, bene, bene. Allora possiamo parlare, ecco, di Goethe. Volevo arrivare, posso? Che diceva che della musica è matematica. Sì. Ma allora, diciamo, lui fa i racconti seguendo la matematica. La musica è matematica. In realtà tutto è matematico? Non so se tutto sia. L'endecasillabo è matematico. La poesia, è matematica. Ma anche il quadro. Il quadro è matematico? Sì, cara, perché se tu cominci a pensare alle dimensioni delle masse, dei volumi, e il rapporto interno tra masse e volumi, tra vuoti e pieni che c'è all'interno di un quadro, ti accorgi che è una scansione perfettamente matematica. Cioè io credo che veramente sia alla radice di qualsiasi nostra creazione artistica. Cioè, perché un quadro di Picasso. Anche i greci, allora. Un quadro di Picasso. Ma un quadro di Picasso è talmente spaventoso, le Demoiselles d'Avignon, che rappresentavano in origine una scena di stanza di bordello con 3 ragazzi e un cliente che entrava, è un tavolinetto. La lavorazione dura circa 6 mesi. Poi Picasso scopre che in quei giorni a Parigi c'è la grande mostra dell'arte africana. Ci va, rimane folgorato, non esce più. Quando esce dopo 6 mesi, rimette mano alle Demoiselles d'Avignon e è tutta un'altra cosa. Cioè dire, tutta la geometria, veramente tutta la geometria euclidea è scomparsa, è diventata tutta un'altra cosa. Cioè veramente nasce il cubismo, e che è un altro modo, qui non parliamo di matematica, parliamo di geometria se volete. Cioè, che poi io ci credo a queste cose, le ho sempre ripetute. Allora,
arriva alla fine, agli inizi del secolo, eccetera, scorso, il signor Werner Heisenberg, che è un signore che scopre la meccanica quantistica, che scrive un libro importantissimo che io ho letto e capito. E già questo è... Che si intitola Fisica e filosofia. L'ho capito perché parla di filosofia. Si rifà ad Aristotele, si rifà ai grandi filosofi greci. E allora è una strada per capire, per intuire almeno. Comunque lui, il principio di indeterminazione, la storia è che il fenomeno può essere, l'oggetto non può essere osservato perché si modifica, diciamo, all'atto dell'osservazione. È vero. E tu rimani esterrefatto perché contestualmente in letteratura o in teatro qualcuno sta facendo esattamente la stessa cosa, è pervenuto alla stessa conclusione. Luigi Pirandello, uno, nessuno e 100.000. Lo sapevano? No, ma neanche per idea, lo sanno l'uno dell'altro, ma è il contesto, lo zeitgeist, lì, la cosa del tempo. Ti guarda un po' così, anche, non è che è molto che d'accordo, mi sembra. Non so, troppo filosofico per me. Ha detto che sei troppo filosofico per lei. Però è vero, anche in un romanzo ognuno che lo legge lo cambia, no? In qualche modo. Ho detto la scemenza? No, professore. No, tutt'altro. Troppo tutt'altro. Filosofico, però la materia in qualche modo... Perché non ha letto filosofia e fisica, non, no, no, niente, quello proprio non ci siamo, no, sul settore... filosofico, lei un po' la dottoressa Hack. Ma è troppo filosofico, io non sono un filosofo, in filosofia mi muovevo su per giù come la signora Hack al liceo, non crediate che non avevo nessun Cesare Luporini che mi premiava l'antifascismo. No, però attraverso dei principi di filosofia si riesce a capire tante cose. Però veramente tu, si riescono a capire tante cose. Sei così un po', diciamo, refrattaria alla filosofia, ma non certo alla poesia. Attraverso, per esempio, Leopardi, certa poesia, citi Vaghe stelle dell'Orsa. Sì. Come una cosa che volevo chiedere all'inizio e chiedo alla fine, perché comunque mi affascina. Com'è nata questa tua passione? Galileo, quando ha alzato gli occhi al cielo. No, non è nessuna passione, è nato per caso, perché quando ho scelto di fare la tesi, io volevo fare una tesi in elettronica, e poi il direttore dell'Istituto di Fisica mi ha dato una tesi in elettrostatica, che era un argomento vecchio, ormai superato, fare una tesi compilativa, e allora mi piaceva. E l'altra possibilità di fare una tesi sperimentale in astrofisica. E così ho cominciato a lavorare in astrofisica. Quindi non è stata una scelta libera. In un certo senso c'era quella possibilità. Perché la scelta è stata comunque mi la piaceva curiosità. Fare ricerca. Ecco. A me piace la fisica. E la fisica, tutte le branche della fisica, servono per interpretare la radiazione emessa dai corpi celesti. Che ecco. Meraviglia. Voglio una ultima piccola parola sulla ricerca, perché un'altra cosa, ahimè, che hanno in comune, diciamo, filosofia, letteratura e scienza sono i tagli in questo paese, ahimè, no? La ricerca è sempre più difficile. Mi piacerebbe sentire una parola su come potrebbe, perché è molto difficile per i giovani, per quanto proprio volenterosi, assatanati, spesso appunto non a caso vanno all'estero. Io ho una nipote che sta a San Diego, che è una bravissima ricercatrice. Ognuno ha un nipote che sta all'estero, quindi questo è anche abbastanza doloroso. È doloroso e anche dannoso per il paese, perché i neodottori di ricerca sono quelli che potranno far progredire il paese, che potranno fare quell'innovazione di cui si parla tanto per essere competitivi, però l'innovazione è frutto della ricerca e la ricerca applicata è frutto della ricerca pura. Quindi se si scoraggia i giovani, se si costringono ad andarsene, si impoverisce il paese. Quindi tutta questa crescita di cui tanto si riempiono la bocca... Tanto fa parte del tanto fumo che ci hanno venduto per 20 anni.
sembra un'ottima chiosa. Volevi, Andrea, anche tu aggiungere? No, la parola che ha adoperato la signora H è impoverimento, cioè l'impoverimento. Ogni emigrazione, vanno via i cervelli, certo, vanno via i cervelli, è importante, i cervelli, ma vanno via, andavano via anche le braccia lavoro dall'Italia, il lavoro puro, manuale. Cioè, quando io vedo questa chiusura verso questi poveri immigrati che arrivano, dico, ma cavolo, ma ce l'avete un minimo di memoria, ecco, italiani? Ce l'avete? Noi siamo andati negli Stati Uniti con navi cariche piene, in condizioni migliori, certo pessime, sempre dentro una stiva, accatastati, ma non erano queste zattere dove rischiavi la pelle. Ma quanti ce ne sono andati? Milioni sono andati in America. Milioni. Ma anche in questo dopoguerra, Margherita, si ricorda, anche nel dopoguerra, si ricorda Marcinelle, la morte dei nostri minatori, uomini Belgio contro carbone, questo era lo slogan, mandavamo nostri fratelli, carne umana, a morire a Marcinelle. E disprezzati. In cambio di carbone. Gli spaghetti, i maccheroni, i ladri, sudici, sporchi, e ora noi, ora siamo diventati ricchi. Si disprezza gli emigranti, ci si dovrebbe ricordare di quello siamo stati noi. Ecco, questo è un paese, si impoverisce in tutti i sensi. Io sono grata al CNR per avermi dato questa grandissima occasione di indegnamente sedermi qui, che io andrei avanti ore. Secondo me questo è un incontro da rifare, perché è come solamente un aperitivo. Per tra cui, 5 milioni di anni o 5 miliardi? Tra 5 milioni di anni o 5 miliardi di anni? 5 miliardi, dai, 5 miliardi, molto tranquillo. Margherita H, Andrea Camilleri, un grande incontro. Siete stati dei privilegiati. Dei veri privilegiati, tutti noi. Grazie, Serena. Poi l'applauso proseguirà, immagino, anche dopo. Io voglio ringraziare di essere venuti qua, Margherita H, Andrea Camilleri, Serena Dandini, di aver condotto sempre in maniera brillante e divertente. Altri ringraziamenti permettetemi di farne al personale, all'ufficio stampa del CNR, Silvia Mattoni e Rosanna D'Assisti, alla presidenza, alla biblioteca, ai tecnici, perché siamo in stream anche con altre aule, quindi ci siamo veramente dati da fare per tenere alto questo impegno e questi pochi minuti, ma molto importanti e significativi. Io sono particolarmente contenta che siate venuti al CNR a tenere questo dibattito, perché io lavoro da poco al CNR, ma se c'è un organismo che rappresenta questa trasversalità, traslazionalità fra la filosofia, dalla filosofia alla scienza, è veramente il CNR. Questo è un mondo in cui partiamo da gente che studia la musica o come la musica può anche avere un effetto sulla salute, a quello della fisica, dell'astrofisica, della fisica delle particelle, è un mondo che attraversa tutti gli ambiti, non solo della scienza ma anche della cultura, della storia e della filosofia. Quindi credo che questo incontro fra scienza e letteratura trovi in questo ambiente un luogo particolarmente adatto per fare questo. E ho sentito poco, però ho già sentito un discorso di metodologia, no? Le parole sono contate alla fin fine, e questo è un metodo, piuttosto che un discorso di filosofia e fisica che anch'io non ho letto, quindi non posso dire più di tanto. Il CNR ha tanti istituti, 110 istituti, ha 11 dipartimenti ed è rappresentato in tutta Italia, dal nord al sud, in regioni grandi e in regioni piccole, quindi rappresenta molto bene questa
realtà nostra territoriale. E io sono abituata per carattere a vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto, e quindi spero proprio che anche questo impoverimento di cui avete parlato non sia che da stimolo, oltre ai discorsi di oggi, per migliorare sempre di più, e vi ringrazio ancora una volta. Grazie. 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 Per me è stata una rimpatriata, perché sono 13 anni, sono in pensione, e sono 13 anni e non mettevo più piede a CNR. Prima ci abitavo una volta al mese. La prossima laurea in fisica. Oh certo. Però senza cappello. Grazie. Allora. Grazie.